Allora, ragazzi e ragazze, bentornati nei miei video. Avete già intuito dal titolo che ci sta una novità. Sono andato a scegliere tra le nuove missioni, ce ne sono quattro. Io ovviamente ho preso quelle due, una proprio sulla pari, l'altra leggermente sulla pari. Dal mio punto di vista, molto interessanti per questo contesto di mercati abbastanza rialzista, dove c'è ottimismo e sta salendo un po' tutto ed è molto difficile trovare opportunità. Fai solito disclaimer: tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari, non sono un consulente finanziario e nessuna decisione dei vostri investimenti deve essere basata sulla visione di questo video. Qual è la novità? Che sono andato a prendere queste quattro nuove missioni. Io ne ho scelte due, uno sta sotto la pari, il primo, che è poi, tra l'altro, secondo dal mio punto di vista, il migliore. E paga il 14,4%, pari all'1,2%. Poi, tra l'altro, ogni mese la revisione poi è il 7 di ogni mese. Queste nuove missioni sono tutte nate il 7 dicembre, il giorno del mio 43esimo compleanno, ed hanno una scadenza nel 2026. Però hanno questa particolarità di avere un autocall molto alta. Sono adatti ad un contesto di mercati in cui c'è molto ottimismo, in cui conviene, ovviamente facendosi bene i calcoli con la size che ci mettete, e questo mai come in questo caso è molto importante prenderli sotto la pari, così si recupera qualche soldino anche delle commissioni e delle tasse che si pagano sul capital gain, e ci vuole anche forse una buona size, perché se su Fineco un'operazione può costare 19 euro, si va a metterci 4-5 mila euro e si avrà una cedola pari all'1,2%, quindi quella cinquantina di euro. Da lì bisogna scalare le commissioni in caso di autocall, che è molto probabile avvenga rapidamente già dopo un mese o dopo un trimestre. Da lì bisogna scalare il costo delle commissioni e per chi non ha minusvalenze, immagino un bel po' di noi, bisogna anche pagare il 26% di tasse, come è giusto che sia pagare le tasse. Che cos'è l'autocall, ragazzi? L'autocall di solito non è mai così alto, 100%, 95%, 85%. Quando i tre sottostanti, in questo caso sono tre singoli titoli italiani, tre banche poi nel nostro caso, quindi anche un comparto abbastanza in forma, si trovano pari o sopra la pari, tutte e tre, non due su tre, viene distribuita la cedola e viene dato il rimborso pari a 100. Quindi se pagate questo certificato 102 e di cedola si prende 1,2 più il rimborso 100, ci andate a rimettere. Stava a 99,8 venerdì, ho visto i volumi, anche il market maker, la Vontobel è abbastanza seria, c'erano tantissimi pezzi, insomma bisognava essere milionari per comprarli tutti. E quindi vi ho detto, vi do subito i livelli di barriera di tutti e tre, perché altrimenti se non avviene l'autocall, se tutti e tre il 7 gennaio non stanno sopra questo livello di strike, l'investimento continua e può continuare fino al 2026. Allora, BPM a 5,07 2,53, Intesa 2,70 1,35, UniCredit 25,29 12,64 di barriera. La barriera in questo caso è l'elemento un po' per il momento abbastanza meno importante, più importante a livello di strike. E delle tre mi sembra solo BPM sta un soffio sotto. Ragazzi, qua può succedere tutto. Tra l'altro vi dico per mia opinione, esperienza personale sui mercati. È gennaio, un periodo dove ho preso profitto perché mi sembrava che c'era troppo entusiasmo. Più che i rally di Natale, ricordo un po' di Natali fa, un po' di proprio Trump litigò col presidente capo della Federal Reserve, minacciò di licenziarlo se non abbassava i tassi per far pompare l'economia e i mercati andarono giù di brutto. Poi si ripresero, però insomma è successo quello che è successo. Insomma, la rally di Natale è un po' un detto all'americana. Statisticamente ci sono uno storico favorevole a questa tradizione, ma non c'è nulla di scontato, ragazzi. Dipende sempre come ci si arriva e in che situazioni, in che contesto geopolitico anche adesso. Allora, quello che mi piace è che adesso che tutto è caro proprio, si trova questa opportunità, quindi avete visto l'ISIN di questo 14,4% che ha distribuzione mensile. Passiamo al secondo,
che è un 10% perché ogni 3 mesi distribuisce il 2,5%. Allora, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sì, questo qua ha la revisione a marzo, quindi non il 7 gennaio, quindi è da tenere d'occhio, vedete l'ISIN, se ci sarà un po' di paura nei mercati, un contesto di mercati abbastanza preoccupanti, ci sono questo certificato che ha come sottostante una banca BPER, poi ha due asset, tre asset meno volatili, Enel, Eni e Generali. Adesso vi do tutti i riferimenti perché magari da qui a marzo lo scenario non è così stretto, qui veramente quello si rischia di fare l'1,2% perché col prezzo sotto la pari si pagano le commissioni in 3 settimane, il che dal mio modesto parere non è affatto male di questi tempi, che ci sono poche, le azioni sono care, le obbligazioni sono già partite. Ma questo qua magari ci dà un po' più di tempo per metterlo in watchlist, vediamo se succede qualcosa, va anche lui sotto la pari, c'è stato, purtroppo io forse stavo festeggiando il mio compleanno proprio tra il 7 e il 10 dicembre, che è oggi che sto registrando il video. Vi do i valori che me li sono segnati qua, BPER come 3,42 e 1,71, e Enel 6,55 3,27, Enel 15,06 7,53, Generali 18,8 e 9,4, praticamente un bel 50%. Ovviamente messo non in un contesto di mercati oltre che 50% di barriera anche deboli. La barriera è al 50%, l'autocall è all'85%, quindi se tra questi tre nessuno ha perso il 15%, più o meno, insomma è tanta roba perdere per questi tre titoli, perché sono degli asset, sono anche in mano agli istituzionali, a mani forti, anche se non sono partecipate dello Stato, ce le hanno magari dei gruppi, delle banche d'affari, quindi non sono degli asset tolta BPER, abbastanza che ti fanno questi scrolloni, però non si può mai sapere, nei mercati li conosciamo bene. E i soldi, ovviamente, se la revisione è il 7 di marzo e l'avete preso sotto la pari molto intelligentemente, il rimborso oltre essere 100 vi dà un 2,5%. I soldi, ovviamente, se la revisione è il 7, tenete sempre presente che possono arrivare tra il 14 e il 15 del mese anche, poi dipende dai weekend, come si accavalla la distribuzione. Fatemi sapere se queste nuove missioni, questa nuova strategia di un tutto subito, insomma, come farsi una storiella anziché un matrimonio, vi piace in questo momento, in questo contesto, come ho detto all'inizio dei mercati. Un like se il video vi piace, se vi sto simpatico, iscrivetevi al canale. A me mi fa piacere. Alla prossima.